Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fufu Mobile. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto un pack opening dove non abbiamo trovato niente di chissà granché. Quindi in questo episodio faremo una partita e la cercheremo di vincere. La squadra sono riuscito a comprare solamente un giocatore, ovvero Mariano, che sinceramente mi andava di cambiarlo su Valencia, che a me sinceramente volevo un po' modificare molto di più. Comunque, abbandono tutto questo, iniziamo la nostra partita e vediamo che avversario troviamo. Certo ragazzi, suggeritemi un terzino destro che può teoricamente superare l'87 di Walker. Se ne dubbio, Walker è molto più forte di quegli altri terzini che potrei trovare molto di overall più alti del suo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, intanto la partita l'ha trovato e vediamo un po' chi è il nostro avversario. Questa è la nostra, questa invece è la sua e non è messo affatto male. Dani Alves come terzino destro, l'avrà trovato nel pacchetto oppure se era riuscito a comprarselo. Allora, intanto iniziamo la partita. Cerchiamo di evitarlo, un po' di così. Intanto sta laggando un po', ma giusto un po' sta laggando. Vai! Meno male, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto già un gol, quindi siamo in letteralmente in vantaggio. Se riusciva a passare poteva riuscire a far gol. Allora, stavolta non c'è nessuno per quel che è passato. Intanto lui ha segnato. Vai Neymar! E vabbè, ya! Come può fare subito due gol questo? Allora, andiamo con Messi, va. Vai! E andiamo. Allora. No, ok, perfetto. Mannaggia, mi sei... Poi da cacà, poi. Giocatore più lento di tutti. Allora, ok, grande cross. No, aspettate raga, ho ancora l'opportunità. Tira, mannaggia miseria, no, aspetta, questo c'è, no, mannaggia, ha fischiato nel momento più sbagliato, dai, ottima occasione, cioè. Vabbè, questa l'abbiamo persa. Vabbè ragazzi, io direi che questo video è tutto, spero comunque il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscete qualche tizzino forte di Walker, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se nel dubbio non c'è nessun altro tizzino che insomma possa essere molto più forte di lui, lo terrò e migliorerò più la formazione del 4-3-3 dove potrei utilizzarlo. Detto ciò ragazzi, direi che raggiungiamo almeno 10 like per un prossimo episodio. E ciao a tutti.